Realizziamo quindi questo esperimento di scarica del condensatore. Ho scelto due resistenze da 1000 ohm e le ho messe in serie. Quindi la resistenza complessiva è il doppio, sono 2 kΩ, 2000 ohm. E ho scelto un condensatore da 470 microfarad. Così il valore atteso, il prodotto RC, è 0,94 secondi per la costante tempo tau. Un valore opportuno di delta T, l'intervallo fra due misure successive, può essere 40 millisecondi. Infatti, in questo modo, le 128 misure, prendono circa, 5 secondi, che sono, un po' più di 5 costanti tempo, 5 volte tau. Perciò il condensatore, avendo più di 5 tau, fa in tempo a scaricarsi tutto, partendo da una situazione di carica, totale all'inizio. Questi sono, i valori misurati, quindi tutti gli istanti di tempo e i voltaggi. Si vede che il voltaggio dell'armatura positiva parte praticamente da 5 volt, che era il valore, di carica completa dopo i 10 secondi d'attesa iniziali, in cui Arduino era acceso, c'era la fase di carica. Dopo 10 secondi è stato spento il pin 7, quindi Arduino ha cominciato a registrare come voltmetro i valori decrescenti di questo potenziale sull'armatura positiva del condensatore, che sono riportati poi in questo grafico esponenziale. Dunque, questo grafico è esattamente questo. Ma come detto prima, per misurare tau abbiamo bisogno di questo fit lineare, quindi di calcolare il logaritmo di VC su F. Perciò, ecco prima la colonna del rapporto VC su F, per esempio questo 0,95 è il rapporto tra 4,75 volte e F, che io ho scelto 4,99 come valore più ragionevole, in quanto partiva praticamente da 4,99 volt il condensatore. E poi anche tutti i valori successivi sono sempre questo valore VC diviso F, VC diviso F e così via. E poi qua ho fatto il logaritmo di questa colonna. Infatti vediamo il logaritmo qui c'è qualcosa che non va. Ah no, è giusto, il logaritmo di VC diviso F. Ecco, l'ho riscritto qua in modo migliore, il logaritmo di questa colonna VC diviso F. E quindi in questo secondo grafico è riportato il logaritmo di VC diviso F in funzione del tempo. Logaritmo di VC diviso F in funzione del tempo. Dunque, ricominciamo, che ho fatto un po' di confusione. Questi sono i tempi e i voltaggi. Qui c'è il rapporto tra il voltaggio VC misurato di volta in volta e F. Qui invece c'è il logaritmo del rapporto VC diviso F, quindi il logaritmo dei valori in questa colonna. E questo secondo grafico è fatto proprio utilizzando i valori del logaritmo di VC diviso F, qui riportato in funzione della prima colonna, che sono i tempi. In funzione del tempo, e viene effettivamente quella retta decrescente e passante per l'origine, che dicevamo prima, di cui dobbiamo misurare il coefficiente angolare, perché il coefficiente angolare in modulo è il reciproco di tau. Quindi, facciamo fare il fit lineare a Excel, che calcola un coefficiente angolare di meno 1,0839, che vado a inserire in questa casella. E calcolo il suo reciproco, perché questo coefficiente angolare è il reciproco di tau. Se io calcolo il reciproco di questo numero, ottengo tau 0,92 secondi, che è in buon accordo con il valore atteso che si otteneva dal prodotto RC, 0,94 secondi.